Buongiorno, mi guardano tutti come se fosse un trucco, ma è come se l'errore. Comunque vabbè, Instagram permetterà di la condivisione dei link nelle storie di tutti. Cavolo, questo è super interessante. Landing page efficace, nel senso, per ottenere lead in target. Una bellissima ricerca, quindi penso che meriti davvero di leggere questo bell'articolo. Poi, keyword nell'URL hanno un peso? Beh, ormai lo sappiamo, molto relativistico, però una riflessione che male non fa. Photomat, questa app è stupenda, praticamente inquadrando un'equazione scritta a mano te la risolve e ti spiega tutti i passaggi. Wow, è un'app per universitari. Decathlon lancia il suo marketplace, potrebbe rivoluzionare il concetto di vendita online di tutto il settore sportivo, veramente interessante. Il gruppo Telegram per chi va al WMF, ci sarò anch'io, quindi iscriviamoci tutti, almeno possiamo trovarci e metterci d'accordo. Google Ads, segmenti di pubblico personalizzati per intenzione. Praticamente si possono andare a fare dei segmenti su Google Ads dove diciamo le persone che hanno più o meno visitato quest'altro sito, cioè quasi remarketing su un altro cliente, su un altro concorrente. Prendetelo con le molle, però il principio è molto molto interessante. Facebook ha introdotto il punteggio di distribuzione per i post organici. Molto interessante, un'informazioncina in più su cosa stiamo facendo. Google Ads tra pochissimo smetterà di esistere la generica modificata, quella con il più. Quindi, cioè vabbè, dai, è un mondo che sappiamo che va in quella direzione. Facebook ha rimosso il disallow nel robots della cartella hashtag. Cosa stanno pensando? Cosa stanno facendo? Era tantissimi anni che c'era. Un'interessante riflessione. Nuova interfaccia per GA4 con i commenti di Matteo Zabon. E non solo, anche Google Ads sta cambiando la propria interfaccia. Anche quello è un tema curioso. Cambia anche qualche cosa, quindi merita una lettura. Google My Business, che diversità ci sono tra l'utilizzo dell'app e del sito? C'è qualche cosa di diverso, quindi potrebbe essere interessante. Il discorso ai nuovi diplomati di David Keane, praticamente questo qui è un rappresentante delle lobby, delle armi e via dicendo, lo chiamano a fare discorso ai diplomati, arriva lì, c'è più di 3.000 sedie, tutte vuote, lui pensa, vabbè, sarà per il lockdown e fa tutto il discorso. No, invece era una mega burla, praticamente erano le 3.000 sedie vuote, sono le persone morte in un anno a causa delle armi nelle scuole, quindi molto bellino. Poi Google Ads sembra che stia permettendo di provare Stadia nella lista di remarketing, gli utenti di Stadia nella lista di remarketing, potrebbe essere interessante. Le 20 app sul cibo più scaricate, anche questo è carino perché poi c'è una differenza tra le app gratuite e le app a pagamento e che cosa offrono di diverso, abbastanza interessante. Facebook, vi ricordate che era sotto accusa, praticamente era minacciato di dover vendere Instagram e WhatsApp per abuso di posizione predominante eccetera eccetera? Bene, non lo dovrà fare a quanto pare e quindi è schizzato in borsa superando i 1.000 miliardi. Impressionante, fra l'altro se ci avete fatto caso, no? Hanno proprio spinto tantissimo nell'integrazione fra le varie piattaforme, e-commerce su WhatsApp, e-commerce su Instagram eccetera eccetera. Due chiacchiere sulle strategie social nel B2B, che è un tema molto interessante perché è sempre difficile capire come usare i social e quali quando si parla di B2B. Poi, tool alternativi ad Answer the Public, che fanno sempre tanto comodo. E infine, Nonna Papera è la sorella del nonno materno di Ciccio. Tradotto, è nato il podcast sui paperi. Ragazzi, sul mondo di Topolino e Paperino. È il podcast, probabilmente merita un Nobel. È bellissimo, quindi andate ad ascoltare perché è veramente stupendo. Detto questo, buongiorno a tutti, ciao!